Sì. Allora, so di aver promesso che avrei dovuto fare un video al giorno, era tutto legato, ma ho avuto problemi, nel senso che non ho avuto assolutamente tempo. E perché anche ho studiato e quindi mi sono ridotta oggi. Che comunque sia, gli altri 2 giorni non ho fatto niente a parte studiare, quindi non avrei avuto niente di che da documentare. Oggi sono stati esposti i risultati della missione, sono stata ammessa, cioè lo sapevo già, però comunque volevo vedere il voto di ammissione, e sono stata ammessa con la media nella fascia del 7, con bellezze di 16 crediti, che non sono pochi, non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. 16 crediti, sono abbastanza soddisfatta, diciamo che mi aspettavo questo risultato, non avevo voti alti chissà quanto, però comunque mi sono impegnata durante l'anno e avevo la media subito da 7, quindi sono abbastanza soddisfatta del risultato. Adesso però bisogna impegnarsi ancora di più per l'esame finale, dove la maturità. In questo periodo, da ieri, ho iniziato a studiare l'inglese, infatti ho finito questo, sono iniziato questo, lezioni di inglese, che comunque sia è una delle materie più facili per me, perché anche perché mi ricordo subito tutto di quello che abbiamo fatto il programma, non devo ristudiarmi niente. Poi ho comprato oggi questo libricino qui, che si chiama Maturità, Scienze Umane, e vi sono le materie spiegate, diciamo, pedagogia, antropologia e sociologia. Essendo io in un indirizzo umanistico, scienze umane, mi serviva, cercavo qualcosa che potesse, in un certo senso, perché comunque sia qui e tutto adesso non è niente di così esteso, però comunque potesse in qualche modo riassumermi il programma fatto durante l'anno, sia di pedagogia che di antropologia e sociologia, poiché attraverso questo libricino e attraverso gli schemini che mi farò non serve che mi porti il malocco di libri di scienze umane, piuttosto tutto sintetizzato lì e tutto in mente, e quindi riesco a ripassare e a ricordare tutto. Questo qui è la versione estesa, la versione grande, perché c'è anche quella piccola, ma a mio parere è molto scomoda. Mi ha già male sottolineare qui che è abbastanza grande, comunque non oso immaginare quello piccolo. Ci sono 224 pagine, quindi il mio piccolo in realtà non lo è, è costato 9 euro. E poi, visto la missione, gli esami, siccome a fine luglio o metà, non appena finisco gli esami, mi iscriverò in economia e commercio, mia mamma mi ha regalato il libro dei test compreso di teoria, che è questo qui, si chiama Simone Test. Allora, in pratica in carta libreria mi hanno detto che questo è la versione migliore, oltre a quello che c'era della Bocconi, della Luis, ma non mi interessava molto. Poiché le altre edizioni erano divise in 2 tomi, il tomo per la teoria e il tomo per il quiz. Qui il prezzo variava, comunque era abbastanza elevato perché costava 25 euro l'uno e 20 o 25 euro anche l'altro, quindi il prezzo andava sui 40-50 euro. Questo qui con il quiz compreso di teoria, la mia mamma l'ha pagato 30 euro. E vi sono anche dei QR code nelle varie pagine che appunto permette di visualizzare l'estensione di quel quiz, oppure di quella teoria, di quel capitolo. L'ho sfogliato un poco e diciamo che è abbastanza tosto, non mi aspettavo che fossero così difficili. Appunto, questo è il tomo per economia e scienze statistiche, incentrato appunto su logica, matematica e inglese. Non ho grandi problemi con l'inglese, comunque visto che c'è un quiz riguardante le riduzioni oppure comprensione, comunque cose che hanno a che fare con l'italiano, quanto è il mio problema riguardando invece la logica e matematica, perché pomeriggio mi sono messa un po' a guardare e guardando alcuni fra i primi esercizi di logica
ce n'erano alcuni che sembrano banali, ma riflettendoci non lo sono per niente. E quindi per adesso finisco di studiare per la maturità e dopo mi dedico, appena finisco gli orali, mi dedicherò allo studio per il test. Quindi purtroppo, per fortuna, il mio studio non finisce qui e dovrò continuare per tutta l'estate, perché a settembre vi sono i test di ammissione. E niente, vi aggiornato su questo, e fra 5 giorni vi è appunto la prima prova scritta, e noi avremo prove scritte di appunto italiano e scienze umane, il tema di scienze umane. Ed è anche per questo che ho appunto in questo libro, per appunto avere un impasto generale prima del tema, che è la cosa che mi spaventa un po' di più, perché non fare un tema di scienze umane non è per me una cosa semplicissima. E comunque io vi do un grosso bacio, ci vediamo spero domani o in caso al prossimo video prima della prima prova scritta. Vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!